Chi era Emanuela? Emanuela era una ragazza semplice, una ragazza normale, una ragazza coraggiosa, ottimista, gentile, gioiosa. Era una ragazza di sani principi e con un gran senso del dovere. Claudia racconta chi era sua sorella Emanuela Loi, la 24enne agente di scorta uccisa insieme a 4 colleghi al magistrato Paolo Borsellino nella strage di Via D'Amelio a Palermo nel 1992, prima agente donna della Polizia di Stato a cadere in servizio. A lei, nel giorno triste per la morte dei 2 poliziotti uccisi a Trieste, viene intitolato il piazzale antistante Palazzo Leopardi ad Ancona, una delle sedi della Regione Marche. La cerimonia è stata promossa da giunta e Consiglio regionale dopo una mozione presentata dalla consigliera Elena Leonardi, presenti anche 87 studenti e insegnanti di 3 scuole di Ancona. Il valore della memoria e del bene che i nostri cari hanno compiuto nella vita terrena deve diventare un patrimonio per la nostra società. Emanuela è stata lì a Trieste e ha fatto il corso, quindi mi ha colpito tantissimo. Esprimo solidarietà a tutti i familiari, dica loro, siate forti, abbiate fede. Perché pensare proprio ad Emanuela? Ho pensato a Emanuela perché ho pensato che fosse un simbolo che potesse unire tutta l'aula del Consiglio e così è stato. La mozione è stata approvata all'unanimità, un simbolo universale ormai è diventata nella lotta alla mafia, ma anche e soprattutto nel portare quei valori che sono il rispetto dello Stato, i valori condivisi di chi indossa una divisa, fosse anche un monito importante per le nuove generazioni che vengono chiamate praticamente ad ogni seduta del Consiglio a vedere il nostro lavoro. In questo piazzale in cui vengono spesso a protestare cittadini, categorie, quindi ci sono sempre i colleghi di Emanuela a vigilare sulla regolarità di quelle manifestazioni, quindi anche rendere un omaggio a loro, al sacrificio che tutti i giorni compiono in questa giornata triste per gli eventi di Trieste, credo che sia non solo doveroso ma che sia proprio un obbligo per le istituzioni. Che sia per noi veramente un monito per il futuro nell'impegno che mettiamo, e dall'altra parte un ringraziamento per tutti coloro che ogni giorno, anche negli atti più banali e semplici, indossando una divisa e volendo quindi lavorare per il rispetto delle regole, la difesa della democrazia, mettono a rischio la propria vita.